Si è svolta oggi presso l'Exaurum di Pescara l'assemblea annuale dei soci di Confindustria Chieti Pescara. Innovazione e digitalizzazione, i maggiori temi affrontati che rappresentano l'immediata sfida per il futuro non solo per il mondo delle imprese ma anche per il contesto politico e sociale. Confindustria Chieti Pescara, rappresentata dal presidente Silvano Pagliuca, annovera tra i suoi associati oltre 800 imprese, producendo così circa il 60% del PIL regionale. Presente per l'occasione anche il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia. Ascoltiamo le sue parole. Un momento in cui si possono lanciare proposte e idee per la crescita del Paese, rimettendo, secondo il nostro punto di vista, il lavoro al centro dell'attenzione del Paese, l'incremento occupazionale, un grande piano di inclusione giovani, un momento in cui insieme alle altre categorie chiaramente presenteremo quelle che sono le proposte all'attenzione del Governo. Dobbiamo fare i conti con le potenzialità, uscire dall'emergenza, lo diciamo da tempo, siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo potenzialità incredibili sia dal punto di vista di attrazione turistica, dal punto di vista industriale. Ricordiamo che siamo un paese senza materie prime e senza fonti energetiche e dobbiamo ripartire dalla questione industriale, che è la soluzione per il paese per riportare la crescita ad un certo livello, ridurre ed eliminare i divari. C'è un'evoluzione dell'industria italiana, i mercati globali sono mercati di nicchia sono mercati per noi italiani, questo significa reagire nelle fabbriche italiane per posizionarci sempre più e attrarre appunto nuovi mercati e allo stesso tempo avere un paese competitivo, perché la sfida, come stiamo dicendo da tempo, si vince come sistema paese e non singolarmente. Da soli possiamo fare tanto, ma da soli non ce la faremo.